Il laboratorio ARPAL, il laboratorio multisito, si arricchisce di una linea dedicata alla biologia molecolare. Elena Nicosia, a cosa serve e quali strumenti vengono utilizzati in questo nuovo settore? Il laboratorio di biologia molecolare e virologia ambientale si occuperà principalmente, si sta già occupando, di andare a ritrovare virus e microrganismi che in particolare nelle acque e nel sistema ambientale che non erano ancora stati ricercati con questa metodologia nell'ambito di ARPAL. Abbiamo una nuova macchina, la PCR Real Time. Abbiamo tutto un sistema di estrazione, di concentrazione per, in particolare in questo momento è partita la linea sul virus Covid nella ricerca dei reflui si sta arricchendo le attività stanno arricchendosi anche su altre linee di ricerca, per esempio legionella nelle acque o altre o anche sugli alimenti. Le attività anche previste le nuove attività previste dalla direttiva acque 2184 del 2020 potranno essere implementate a dovere e come sono previste per la valutazione dei rischi sui sistemi delle acque potabili, ma non solo, per cui anche acque appunto come stiamo facendo reflue e anche altri acque di balneazione e altri sistemi ambientali. Stiamo già partecipando con un progetto nazionale coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità proprio sul Covid, ma non solo, anche per la valutazione di altri virus patogeni nelle acque, per esempio poliovirus o norovirus. In 6 mesi praticamente siamo riusciti a mettere in pista tutte le attività analitiche e abbiamo già anche analizzato, ormai il laboratorio è già ampiamente funzionante su tutta la parte di concentrazione, estrazione e analisi appunto genomica. Grazie anche a una collaborazione molto stretta che abbiamo avuto con l'Università di Genova. In Italia si stanno muovendo tutti abbastanza velocemente, alcune ARPA hanno già investito parecchio per fare dei laboratori diciamo come il nostro. Noi continueremo a investire grazie anche al fatto che la Regione crede in questo progetto e quindi ci consente di continuare a investire per allargare diciamo il raggio d'azione di questo laboratorio ad altre tematiche, quindi non necessariamente solo il Covid e i virus, ma anche altri microrganismi e anche questioni che non abbiano a che fare con la patologia, ma magari con altre tematiche, per esempio, non so, sulle patologie invece delle piante, ecco.